Ok, oggi dopo aver concluso più o meno tutti gli argomenti principali, fondamentali relativi alla relatività ristretta, quella che si occupa dei sistemi inerziali, vi propongo di tornare un attimo indietro. Facciamo un passo indietro e consideriamo un esempio, una quasi esercizio, cioè un esercizio in realtà che contiene dentro un po' di tutto, per vedere, spero che ecco in questo modo, di riuscire a veicolare meglio i concetti che abbiamo trattato, okay? In modo più semplice. Quindi oggi ci occupiamo di una interpretazione del campo magnetico. Ok. Anche se il titolo vero è un altro, però se ve lo dico adesso, allora vi rilevate subito che il colpevole non ha molto, non è molto divertente. Torniamo un attimo indietro. Abbiamo visto che per più di 300 anni il paradigma con cui si analizza, si studia il mondo fisico è la meccanica di Newton e di Galileo, nella quale vale il principio di relatività galileiano. Cioè, il moto è solo relativo. Non posso mettere in evidenza il moto assoluto e se ho sistemi in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, le leggi della fisica, cioè le forze nel sistema S e nel sistema S' in moto scusate, relativo uniforme rispetto al primo, quindi S', sono identiche. Se le forze sono identiche, le leggi della fisica sono identiche perché quelle sono il meccanismo con cui tutti i processi fisici avvengono, stanti i principi della dinamica. Abbiamo visto, per esempio, nel filmato dell'altra volta, se ho nel sistema S la pallina che cade, questa cade verticalmente di moto uniformemente accelerato, ha una traiettoria rettilinea con un'accelerazione uniforme che vale esattamente g, cade con una legge quadratica e via dicendo. Nel sistema S', che magari si sposta verso sinistra rispetto a S, cosa vedo? Beh, vedo la pallina che ha una componente di velocità verso destra, per cui la sua traiettoria è una parabola e anche in quel caso ho qui c'è la forza peso, qui la forza è identica, solo che inizialmente ha una componente verso destra, che fa sì che la traiettoria non sia una rettilinea ma sia parabolica. Comunque è perfettamente compatibile con l'altra, cioè niente di nuovo. Forza omogenea, traiettoria parabolica, moto uniformemente accelerato. Quindi i due sistemi sono perfettamente compatibili l'uno con l'altro. Quindi non so dire, siccome i due processi sono analizzati nello stesso contesto, nello stesso modo, danno lo stesso risultato, non so dire chi è fermo e chi è in moto. Non è possibile farlo. Vediamo cosa cambia nel nostro contesto. Immaginiamo una situazione molto semplice. Un sistema semplice. Un filo carico, un filo infinito carico, con carica diciamo positiva. È una carica fuori del filo, anche questa positiva. Supponiamo che il filo carico abbia una densità di carica lambda, dove lambda vale la carica diviso la lunghezza. Quindi se prendo una lunghezza, un certo tratto di filo, ne misuro la carica, faccio la carica in quel tratto diviso la lunghezza, ottengo tot coulomb ogni metro, nessun problema. Ok? Se il filo è carico positivamente,
ho un campo elettrico che sarà applicato alla nostra carica Q positiva e quindi produce una forza repulsiva. Quindi la forza che agisce sulla carica Q è data dal prodotto carica per campo ed è diretta nel verso che si allontana dal filo. Ok? Per calcolare il valore del filo possiamo usare per esempio il teorema di Gauss. L'abbiamo già fatto, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio. È sufficiente prendere un cilindro dove la superficie laterale passa per la carica Q, ok? Ed è possibile rendersi conto che il campo elettrico è a distanza R dal filo vale la densità di carica lineare lambda diviso 2π greco epsilon 0 se sono nel vuoto, R distanza dal filo. La distanza dal filo è R, questo qui. E quindi, morale della favola, la forza che agisce sulla nostra carica vale Q volte lambda su 2π greco epsilon 0 R. Ed è una forza repulsiva. Nessun problema. Ok? Immaginiamo adesso di trasferirci in un sistema S'. S' si sposta verso sinistra rispetto a S, una velocità verso sinistra, chiamiamola V, e di osservare il tutto. Quindi letteralmente saliamo su un carrello che viaggia verso sinistra e guardiamo il nostro filo e la nostra carica. Da S' cosa vediamo? Beh, in S' vedo sempre il filo carico, con densità di carica lambda, d'accordo, sempre positivo, che però stavolta va verso destra, con velocità v, non è più fermo. E sopra il filo, sempre a distanza R, ho la carica Q, che però adesso non è ferma, va verso destra, con velocità sempre V, mentre la distanza dal filo rimane comunque R. Allora dico, beh, la forza sulla carica Q stavolta, qui, quindi in S', F', cosa sarà uguale? Beh, c'è una parte che è la forza elettrica. Ok? Quindi analizziamo prima questo, dai, è più semplice. Che sarà, valgono tutte le considerazioni fatte prima, ho una carica, ho un filo carico, la forza elettrica vale Q lambda diviso 2π greco epsilon 0 R, nessun problema. Ma in più ho l'effetto magnetico, perché? Perché ho il filo, è una corrente elettrica che produce un campo magnetico, che agisce sulla carica Q che è in moto e che quindi subisce la forza di Lorentz. Vediamo quant'è. Allora, immaginate di prendere, di considerare, focalizziamoci sul filo un secondo, la densità di carica, ripeto, è lambda. Immaginate un tratto di Q di filo lungo L, ok? Attraverso questa sezione del filo, nel tempo delta t passa una carica delta q che sarà la lunghezza del filo L per lambda, okay, nel tempo delta t. Quindi la corrente I sarà la quantità di carica che passa attraverso il filo, attraverso la sezione, diviso il tempo delta t. Definizione di corrente elettrica, niente di nuovo. Quindi ho L lambda delta t, ma lo spostamento, cioè quanto pezzo di filo attraversa il punto che sto esaminando nel tempo delta t, è esattamente la velocità del filo. Quindi V per lambda è la mia corrente elettrica. Ok? Abbiamo anche visto a suo tempo che se ho un filo percorso da corrente, con corrente elettrica I, a distanza R dal filo, il campo magnetico B vale
la corrente I diviso 2 pi greco per mi zero, scusate, sopra, 2 pi greco R. Legge di Biot-Savart, abbiamo visto a suo tempo. Qui posso applicare la legge di Lorentz. Perché? Beh, ho la velocità della particella è verso destra, qui ho la carica Q, va verso destra, V. Il campo elettrico, se la corrente va in questo senso, va da sinistra a destra, legge della mano destra, uscirebbe dall'esterno verso dall'interno verso l'esterno della pagina, quindi facciamo V vettore B, la forza è diretta verso il filo. La disegno in verde, to. Questa è la forza dovuta al campo magnetico, forza magnetica, Fm. Di conseguenza c'è una forza dovuta al campo magnetico che vale carica Q velocità V per campo magnetico B. I due sono perpendicolari, quindi del seno non devo preoccuparmi, quindi ho QV mi 0 I diviso 2 pi greco R. Ma questa è diretta verso il basso. Ok? Quindi la forza nel sistema S' vale quella elettrica meno quella magnetica, QV mi 0 I diviso 2 pi greco R. E questa è più piccola della forza elettrica. Quindi qui ho due sistemi, in S misuro una certa forza. Fatemela scrivere esplicitamente, Q per lambda diviso 2 pi greco epsilon 0 r, in S' misuro Q lambda 2 pi greco epsilon 0 r meno mi 0 i v per Q diviso 2 pi greco r. E questa è più grande dell'altra. Le due forze sono diverse. Quindi non è più rispettata la relatività di Galileo e di Newton. Ho due sistemi, cioè uno stesso processo fisico osservato da due sistemi diversi, in uno le forze hanno un valore, nell'altro ne hanno uno diverso. Se le forze sono diverse, la fisica è diversa. E quindi riesco a capire se sono in moto o no. Basta che misuro la forza sulla mia carica, se trovo che la forza è diversa da quello che mi aspetterei se fosse fermo, so chi si muove e so chi non si muove. Ok? E questo è un paradosso, cioè riesco a trovare un qualcosa che viola la conservazione, il principio di relatività galileiano. Questo è l'equivalente, secondo me, in termini più semplici, del problema che abbiamo visto con l'equazione di Maxwell, con le onde elettromagnetiche, dove quello che è importante è la velocità delle onde. Qui si vede in modo un po' più lampante, secondo me, anche algebricamente più semplice. Attenzione. Cosa succede se invece analizziamo il sistema in un contesto diverso? Quindi qui paradosso. Viola il principio di relatività galileiana. Supponiamo di analizzare lo stesso fenomeno in un contesto relativistico. Cioè usando le trasformazioni di Lorentz. Non perché la velocità sia elevata, eh? La velocità è quella di prima, la carica è quella di prima, la lunghezza è quella di prima. Con la relatività speciale
o ristretta, sistemi diversi sono collegati l'uno all'altro, quindi S e S' sono collegati dalle trasformazioni di Lorentz. Cosa significa questo? Significa la seguente cosa. Fatemi riassumere brevemente come quello che abbiamo visto a suo tempo. Significa che lungo la direzione del moto le lunghezze si contraggono di un fattore 1 su gamma. Perpendicolarmente al moto le lunghezze rimangono invariate. I tempi si dilatano. E c'è un altro effetto importante che è semplificabile in questo modo. Si modificano, abbiamo visto che cambiano i tempi, cambiano le lunghezze, cambiano le masse, cambia l'energia, cambiano anche le forze. Come le forze si trasformano da un sistema a un altro, ok? È una cosa piuttosto complessa. Nel caso nostro, del nostro filo, ok? C'è una relazione più semplice di quella generale, che è la seguente. Le forze lungo la, fatemi ricordare, la componente perpendicolare al moto si comportano come le lunghezze, hanno il fattore 1 su gamma, mentre quelle parallele rimangono invariate. Questa è una versione semplificata rispetto alle trasformazioni generali, ma è quella che fa il caso nostro. Alla luce di questo, ritorniamo ad analizzare il nostro sistema. Ok, quello in cui il filo è inquiete non serve ripeterlo, è esattamente identico a prima. Vediamo nel sistema S' in moto rispetto ad S. Okay, nel nostro sistema abbiamo il filo carico, sempre positivamente, e la carica Q che si sposta verso destra con velocità V, e il filo che ha una corrente, che è quella che è. Però attenzione, se andiamo a misurare la densità di carica, supponiamo di prendere un tratto L, ok? Nel sistema S la densità di carica è la carica in quel tratto diviso la lunghezza del tratto. Ma in S' è diversa. Perché in S' ho la densità di carica lambda primo. Ha la stessa carica di prima, perché la carica è invariante relativisticamente parlando, ma la lunghezza L' non è più invariante. Muovendosi verso destra, il filo si è accorciato, si è condensato, quella stessa carica è in un tratto di filo più corto. Di quanto? Di 1 su gamma. Ok? Quindi lambda primo vale, L' è 1 su gamma per L, ok? E quindi qui ho gamma volte lambda. La densità di carica è più grande. Ok? La corrente elettrica, quindi I, nel sistema S' vale lambda primo V. Con V velocità dei due sistemi di riferimento. Andiamo a scrivere la forza elettrica, la forza con cui S' dice di vedere, che agisce sulla carica elettrica. Ok? Ci basiamo, attenzione, questo è un punto nodale, ci basiamo unicamente sul principio di relatività. Quindi
in esse la forza, fatemela ripetere, vale Q lambda 2 pi greco epsilon 0 R. Attenzione, R è una distanza perpendicolare al moto, quindi quella in S primo è identica. In S primo, questa forza, ripeto, è perpendicolare alla direzione del moto, quindi subisce una contrazione. Osservo F primo, che vale 1 fratto gamma F. Sfrutto solamente il principio relativistico, le trasformazioni di Lorentz. Quindi vale 1 fratto gamma per Q lambda 2 pi greco epsilon 0 R. Ok? Ma attenzione, qui dobbiamo aggiustare questo punto perché lambda non è il valore della lunghezza della densità di carica che osservo nel mio sistema, è quello che osservo nell'altro. Se voglio esprimere nella densità di carica del sistema S', che è più coerente, devo applicare di nuovo la trasformazione del prima, cioè lambda vale, dov'era? Eccolo qua, 1 su gamma lambda primo. Quindi qui ho due volte 1 su gamma, quindi viene 1 su gamma quadro Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 R. Questa è la forza elettrica che osserverei in S primo. Ma quant'è 1 su gamma primo, 1 su gamma quadro? Vi ricordo che gamma, fattore di Lorentz, è 1 su radice di 1 meno V quadro su C quadro. Di conseguenza, la forza che io misuro nel sistema S primo, F primo vale 1 su gamma quadro, cos'era, scusate, Q lambda primo, diviso 2 pi greco epsilon 0 r, quindi 1 meno v quadro su c quadro q lambda primo su 2 pi greco epsilon 0 r. Scorporiamo questi due termini, cioè tolgo le parentesi, e ottengo il primo termine è q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 r, che è la forza elettrica nel sistema S', quella che io userei se non sapessi nient'altro. Ma poi c'è un altro fattore, c'è meno V quadro su C quadro Q lambda, scusate, non V ma lambda primo 2 pi greco epsilon 0 R. Occupiamoci di questa forza relativistica nel sistema S'. Allora, al numeratore che cos'ho? Ho Q, V alla seconda, lambda primo, e sotto ho 2 pi greco, epsilon 0 con C quadro, R. Qui, permettetemi questa variazione, anziché V quadro scrivo V per V. Ma abbiamo visto prima che il prodotto V lambda primo è la corrente. Dopodiché, vi ricordate che quando abbiamo parlato delle onde elettromagnetiche, C alla seconda vale 1 su epsilon 0 mi 0. Quindi C alla seconda per epsilon 0 vale 1 fratto mi con 0. Morale della favola, la forza dovuta alla componente relativistica, cioè il fatto che ho usato la trasformazione di Lorentz, posso scriverla come QV, la corrente elettrica nel mio sistema, diviso 2 pi greco R per mi 0. Non so se vi si delinea davanti qualcosa, qui ho V, QV e I' mi 0, 2 pi greco R. Questo personaggio dovreste riconoscerlo.
Questo è il campo magnetico. Che significa questo? Significa che la forza che io misuro nel sistema S' è sì quella che chiamiamo forza elettrica, con una parte dovuta alla relatività, cioè alla trasformazione di Lorentz, che, a cui noi diamo il significato di forza magnetica. Ma l'insorgenza, il manifestarsi del campo magnetico non è altro che un effetto relativistico. Cioè, nel sistema S abbiamo visto che il campo che si manifesta è quello elettrico, dovuto al fatto che c'è un filo carico e c'è una carica. Passando a S' con le trasformazioni di Lorentz, c'è sempre il campo elettrico, ma questo subisce un effetto relativistico per cui appare come se ci fosse un nuovo campo, che è il campo magnetico, il quale non è altro che l'effetto relativistico sul campo elettrico. Non è un nuovo campo. È come se io prendessi una sedia e siccome la metto qua ferma la chiamo sedia, se la metto su un treno in moto la chiamo poltrona o divano o la chiamo cammello, non lo so, qualsiasi altra cosa, è sempre lei, è la stessa sedia, solo che acquista una particolare caratteristica solo per il fatto di essere vista da un sistema di riferimento diverso. Ma a quel punto lì è chiaro perché è chiaro uno dei risultati più grossi del lavoro di Maxwell, il campo elettromagnetico. È ovvio che l'elettricità e il magnetismo sono la stessa cosa, perché il magnetismo non è altro che un effetto del campo elettrico, ma osservato in un altro sistema di riferimento. Non esiste il campo magnetico. Il campo magnetico non c'è, è una comodità nostra con cui indichiamo un effetto relativistico, ma in realtà potrei benissimo fare a meno del campo magnetico. Non serve. Non è niente di nuovo. Lo si continua a usare, si continua a studiare il campo magnetico, per carità, ha un senso, è fisicamente significativo, è importante, però in realtà non è niente di nuovo rispetto al campo elettrico. È la stessa cosa. Questa è la natura profonda del legame che c'è tra il campo elettrico e il campo magnetico. Il campo elettromagnetico nasce lì. Ed è questa la chiave di volta della trasformazione di Lorentz, che ci permettono di capire a fondo questo. L'abbiamo visto in atto. Il semplice passaggio da un sistema di riferimento ad un altro, con delle regole diverse, non quelle di Galilei e di Newton, ci permette di capire perché il campo elettrico e magnetico sono in realtà due aspetti diversi, ma di uno stesso campo. Perché il campo magnetico nasce dal campo elettrico osservato in un sistema di riferimento che sia in moto relativo rispetto a un altro dove il campo magnetico in teoria non c'è. Ma questo non mi permette, attenzione, di mettere in risalto il moto assoluto. Perché? Perché in realtà è lo stesso campo, solo che ha caratteristiche leggermente, cioè leggermente caratteristiche diverse, perché subisce trasformazioni diverse. Quindi ecco che continua a valere il principio di relatività, cioè le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, anche se in alcuni sistemi vedo delle forze che in altri non vedo. Ma perché? Perché anche queste forze subiscono delle alterazioni dovute non tanto a qualcosa di fisico diverso che sia in atto, ma dovute al fatto che, osservando gli stessi processi da sistemi di riferimento diversi, cambio quello che prima era invariante, cambio le lunghezze, cambio i tempi, e quindi cambio le masse, cambio le energie, cambio le forze.
morale della favola, che io metta la sedia ferma davanti a me o la metta sul treno, la sedia sempre sedia è. Solo che la vedo in due modi diversi. Non so se riesco a farvi cogliere questo paragone. Non ha senso chiamarla in modo diverso. Continuiamo a parlare di campo magnetico perché è più comodo. Perché ci si arriva dopo aver studiato a fondo e dopo aver studiato a fondo la relatività. Prima non è possibile farlo. Ecco, con questo io spero di avervi fatto cogliere questo punto, che è un punto nodale, cosa che usando l'equazione di Maxwell, che per carità, con tanto di cappello per Maxwell, è difficile vedere perché sono matematicamente complesse. Non è tanto semplice cogliere il fatto che se quelle equazioni predicono che qualcosa ha una certa velocità, questo manda carte 48 la relatività di Galilei. Non è facile. Qui invece l'abbiamo vista. Non solo, abbiamo visto che se uso, tra virgolette, le trasformazioni più generali possibili, che sono quelle di Lorentz, mi salta fuori il campo magnetico solo come effetto relativistico. E qui, attenzione, non siamo vicini al limite classico. Qui, anche se il mio sistema di riferimento si muove a 2 metri al secondo, l'effetto c'è. Ok? Questo, se volete, potrebbe essere un banco di prova ideale per la relatività ristretta. La relatività ristretta riesce a predire l'esistenza di un campo che altrimenti non dovrebbe esserci. Provate a pensare alla potenza di questo. Se io osservo un fenomeno in modo statico, in un sistema di riferimento dove niente si muove, ho delle forze. Se applico a queste particolari trasformazioni, da cui uno arriva per tutta altra strada, okay, vedo, predico l'esistenza di campi che poi sono esattamente quelli che mi sono in laboratorio quando ho a che fare con le correnti elettriche. Questo dal punto di vista della visione, tra virgolette, teorica o dei principi o dei fondamenti, è un fatto fenomenale. È un fatto fenomenale. Fino a diversi anni fa ormai c'era nei libri di testo un sistema di unità di misura che si chiamava il CGS, dove la lunghezza era in centimetri, le masse in grammi, i tempi in secondi, mentre adesso il sistema internazionale ha metri, chilogrammi, eccetera. Nel sistema CGS, che secondo me è il sistema più adatto alla fisica, okay, le unità di misura del campo elettrico e del campo magnetico, cioè il campo magnetico è definito in modo tale che ha le stesse unità di misura del campo elettrico. Sono grandezze omogenee. E quello è un sistema fisico. Il sistema internazionale, che non tiene conto di questo, è un sistema antifisico, perché nasconde un fatto fisico importante che c'è sotto. Perché indicare con grandezze diverse, due cose omogenee? Perché devo chiamare il campo elettrico con un'unità di misura che non sono quelle del campo elettrico? Nascondo un fatto fondamentale. Ma ahimè, è stato scelto questo sistema come sistema di misura internazionale. È un peccato. È come con le unità di misura della temperatura, del calore, joule e calorie. Le calorie sono joule. Nel sistema internazionale le calorie non esistono più, si usano solo per comodità e per tradizione. Vedo che ho sfondato l'orario, grazie dell'attenzione. A lunedì.